Gli arbitri Gisodi di Molfetta, Fiorentino di Barletta e Stracapede di Roma 1 invitano i giocatori in campo a salutarsi fra loro nel tipico stile del calcio a 5, a salutare anche il pubblico presente sugli spalti della Futsal Arena. Minuto di raccoglimento poi per i caduti in Afghanistan. E finalmente il big match può iniziare, un match che è stato atteso per moltissimo tempo dai protagonisti, e finalmente dunque si inizia con questo tiro da parte di Crema che termina di poco alto sulla traversa. Poi la Canottieri Lazio prenderà progressivamente in mano il controllo del gioco e per parecchi minuti martellerà furiosamente la porta difesa dal bravissimo Leofreddi. Intanto c'è Ayala, Emanuele Ayala che colpisce la base del palo dopo aver rubato un importante pallone a Grava. Poi c'è Velasquez che carica il suo destro, un Siluro che colpisce la traversa, sfortunatissima la squadra di casa che poi ha un'altra chance con Gabriele Ayala, ma è spettacolare il tuffo da parte di Leofreddi che si esalta con un riflesso davvero felino. Il portiere della Coggianco è stato davvero mostruoso nella prima parte della partita. Guardate che parata, una parata clamorosa da parte del solito Leofreddi su questo tiro da parte di Gabriele Ayala. C'è ancora in pressione la Canottieri Lazio che poi però perde questo pallone e lo conquista Jabba che segna la prima circostanza favorevole. La Coggianco Genzano letale, cinica, è riuscita a realizzare il gol dell'1-0 dopo aver subito fuoco e fiamme dalla squadra di casa ed essere passata praticamente indenne a questo forcing asfissiante. Poi però la Canottieri Lazio non ci sta e continua a reagire pigiando ancora il piede sull'acceleratore con questo tiro da parte di Emanuele Ayala che termina sul fondo. Poi c'è Giustozzi che arma il destro di Goldoni, parata ancora da parte di Leofreddi che non capitola e continua a mantenere a galla la sua squadra. Ancora Leofreddi che riesce a opporsi su Goldoni che sembra chiedersi com'è possibile che il pallone non entra mai nonostante continuiamo a tirare in porta. Il giocatore davvero sconsolato. Poi finisce il primo tempo e la ripresa praticamente si apre esattamente come era finito il primo tempo, con un assedio da parte del Canottieri Lazio che però man mano che passano i minuti affievolisce la propria volontà, la propria brillantezza offensiva. Orrore clamoroso, un errore e anche un orrore possiamo dire quello da parte di Eric che invece di coprire Crema che segna il gol del 2-0 è praticamente scattato in avanti lasciando via libera un'autostrada al giocatore e in maglia ospite che dunque c'entra il 2-0, preziosissimo. Continua la Coggianco a questo punto a sfruttare gli enormi spazi che vengono concessi dalla difesa di casa. Paoligno non è abbastanza freddo però in questa circostanza, è bravo Miarelli a neutralizzarlo. Poi c'è ancora la Coggianco con questo perfetto schema di calcio d'angolo, il gol pesantissimo da parte di Rescia, esulta tutta la squadra ospite e anche il numeroso pubblico assiepato sugli spalti che dava man forte proprio alla formazione di Genzano. E la conclusione da parte di Goldoni, ennesima traversa, davvero il destino si è messo di traverso per la squadra di casa che ha messo tanta volontà. Guardate, ancora doppia conclusione, anche Giustozzi che era entrato come portiere in movimento si dispera, non vuole veramente entrare questo pallone. Ancora Giustozzi però che serve Goldoni che opera questo cross al centro che trova però la deviazione determinante da parte di Everton e accorcia dunque le distanze la squadra di casa, ma il tempo stringe, mancano ormai pochi minuti. C'è questo errore da parte di Giustozzi e per Rodrigo Teixeira, un gioco da ragazzi, mettere a segno il gol del 4-1, dunque esultanza a questo punto che può essere davvero consolidata per la formazione ospite. Guardate quanti spettatori erano sugli spalti a dar man forte ai giocatori in maglia rossa. Poi c'è Goldoni che negli ultimi istanti della gara arma questo destro, una saetta che termina sotto l'incrocio dei pali, accorcia le distanze. La partita però a questo punto finisce con il triplice fischio da parte del direttore di gara, 4-2 per la Coggianco, e con questa vittoria dunque allunga ulteriormente portando a 9 punti il vantaggio sulla Canottieri Lazio. A questo punto campionato ipotecato ed esultanza che può iniziare per i giocatori in maglia rossa che a questo punto hanno davvero il compito più facile, quello di continuare il campionato in testa alla classifica.